uccisa l'8 marzo, commessa trovata morta nel Crotonese. Secondo la polizia ferroviaria, non era selfie col treno, rimangono dubbi sulla morte del 13enne di Petrizzi. Aeroporto Tito Minniti, sit-in di protesta contro il depotenziamento della struttura. Tendopoli di San Ferdinando, le forze dell'ordine scoprono una casa d'appuntamenti. Mar Morto di Calabria, ecco i dati Arpacal. E tempo di bilanci per la Guardia Costiera di Roccella Ionica, 6 mesi di controllo a pieno ritmo. Bentrovati con il telegiornale di Telemia. L'aeroporto dello Stretto, il Tito Minniti, è in serio pericolo dopo la cancellazione dei voli da parte di Alitalia dal 27 marzo in poi. Organizzato un sit-in di protesta, ascoltiamo. Se è vero che un cuore privato del cuore non ha vita, così Reggio, senza i suoi presidi infrastrutturali, in particolare l'aeroporto, è destinata al collasso, alla perdita della propria dignità e alla certificazione del fallimento non solo culturale ma politico. Comincia così oggi il presidio permanente al Tito Minniti, organizzato dal consigliere comunale Massimo Ripepi, invitando i reggini all'azione. Il tempo della sensibilizzazione per Ripepi e della persuasione è finito. Siamo qua solo per difendere la città di Reggio Calabria. Attenzione, qua la questione è molto più larga dell'aeroporto, dell'Alitalia, della Sogas, della Saga. Qua noi stiamo difendendo Reggio Calabria perché c'è una strategia politica nazionale e catanzarese per distruggere Reggio Calabria. Noi l'abbiamo detto 2 anni fa, praticamente qual è la strategia? Togliere il cuore vitale della città, cioè l'aeroporto, ridurlo al minimo, fare volare gli aquiloni, gli aeretti ieri così piccoli eccetera eccetera per distruggere la città di Reggio Calabria. Noi non ci stiamo, quindi noi chiediamo che ci sia l'aeroporto strategico dello Stretto, che immediatamente si generi una società. Noi non siamo d'accordo con la SACAL, assolutamente, con la società di gestione unica, perché il prodromo della distruzione è l'accentuazione di questo progetto politico, quindi assolutamente noi non siamo d'accordo con questa cosa. Quindi chiediamo che la politica nazionale, i nostri politici reggini non esistono e non li vogliamo neanche più, neanche che cosa gli dobbiamo dire ai politici? A Falcomatà che gli vogliamo dire che non ha fatto assolutamente niente per Reggio, o ai deputati che non hanno fatto, ha dovuto fare l'interpellanza parlamentare il capogruppo di Fratelli d'Italia di Roma per difendere l'aeroporto e per difendere le nostre cose. Quindi la misura è colma, noi faremo un presidio permanente e non è un presidio che ha attivato Fratelli d'Italia, ma noi invitiamo tutti i reggini, tutti coloro che amano la città, che non hanno perso la speranza, chi non può venire, chi non vuole venire, chi ha deciso di fare altre strade, noi li rispettiamo, ma noi siamo qua per difendere la nostra città. Non ne possiamo più di parole, di cose, di strategie, abbiamo capito tutto già a tempo debito, ora siamo stanchi, vogliamo difendere strenuamente la nostra città, lo faremo con quelli che siamo, sicuramente lo faremo, perché non dipende dal numero. Dipende dalla volontà di poter difendere un territorio che è martoriato, distrutto, qua siamo peggio degli anni 70. Cioè io ho detto e lo confermo che queste operazioni sono peggiori, più deleterie, più distruttive di quella che hanno fatto nel 1970 rubandoci il capoluogo. Non hanno dubbi i manifestanti, Reggio deve entrare in azione, diversamente le verrà definitivamente chiusa in faccia la porta dello sviluppo. Qualunque altra battaglia passa adesso in secondo piano di fronte all'annuncio, con l'abbandono di Alitalia, che la città rimarrà senza collegamenti aerei. Gli attivisti non hanno dubbi e non fanno sconti neppure al sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, che per mesi ha parlato di accordi e impegni da parte del suo governo prima di ritrovarsi con un pugno di mosche in mano e, come ormai sua consuetudine, affermano, addossa ad altri le proprie colpe. Il movimento, che annuncia un presidio permanente a oltranza al Tito Minniti, fa riferimento poi a Oliverio. Lo chiama in causa chiedendo di parlare chiaro e risolvere il problema con Del Rio, perché Reggio rischia di rimanere isolata. Non ci interessa sapere se l'Italia debba rimanere ad ogni costo, perché a questo punto, affermano, con una gestione data alla SACAL potremmo trovare altri vettori. È una vergogna. Speriamo di poter fare qualcosa per Reggio, ma non per l'Alitalia. Loro guardano solo il loro tornaconto, ma non che l'Alitalia è in deficit a Reggio Calabria. Reggio Calabria sta bene. Siamo qua proprio per testimoniare, già da le nostre battaglie iniziano non da adesso, ma da almeno 2 anni, perché già si avvisava questo, dove si arrivava, proprio veramente alla morte dell'aeroporto. Quindi il 27 che aspettiamo solo per fare il funerale, nient'altro puoi fare. Purtroppo la città dorme,
Chi si ricorda il 70 forse ancora si rivolta nelle tombe, quindi bisognava veramente uscire prima. Speriamo che ancora c'è un po' di lasso di tempo per poter intervenire su questo scempio che hanno fatto, specialmente gli ultimi 2 anni. Non siamo tanto a scioperare, ma per difendere la città di Reggio Calabria, abbastanza provata, come lei bene vi insegna, è provata da molto tempo. Una città che ci dovrebbero dire quali sono le fonti di occupazione per poter vivere, stiamo arrivando tutti in povertà, che ce lo facciano capire. L'Alitalia non vola più, quello che dicono anche i media è un dramma, perché l'aeroporto, che cos'è un aeroporto nella città? L'aeroporto della città è tutto, è turismo, è alla fine dei conti è un'emergenza ospedaliera, che uno deve andare a Milano o a Bergamo o a curarsi o a fare. È una città che è svenduta. Era fatale che accadesse, perché questo era già stato previsto già 2 anni fa, quando Carbone, che è uno dei colonnelli di Renzi, aveva individuato come punto di riferimento aeroportuale Lamezia e non Reggio Calabria. Avevano già deciso a Roma che Reggio Calabria, l'aeroporto, dovesse morire, e quello era un campanello d'allarme che doveva suonare, anzi più che un campanello d'allarme era una campana a morto che doveva suonare con un significato ben preciso per l'amministrazione regina. Abbiamo eminenti rappresentanti al governo che portano lo stesso nome dell'aeroporto declassato di Reggio Calabria e che sembra in questa vicenda siano stati totalmente assenti. L'avessero fatto almeno per onorare il proprio cognome, l'omonimia. E guarda caso un sottosegretario che si chiama Dorina Bianchi è riuscito a far diventare l'aeroporto di Crotone quasi un aeroporto primario della Calabria, e il sottosegretario Dorina Bianchi, guarda caso, è originario di quelle parti. Forza Italia è presente in consiglio comunale, fortemente in opposizione alla scelta del sindaco Falcomadà. Noi abbiamo commentato le dichiarazioni del sindaco, il quale apprende dalla stampa della vicenda all'Italia all'aeroporto di Reggio Calabria. Per noi è inammissibile che il sindaco di una città metropolitana come Reggio Calabria, il sindaco del comune di Reggio Calabria, apprenda la notizia che all'Italia abbandoni l'aeroporto di Reggio Calabria dalla stampa. Un sindaco dovrebbe mettersi la fascia, andare a Roma, visto che c'è il famoso governo amico, a battere i pugni sui tavoli, perché non è possibile che un comune come Reggio Calabria, una città metropolitana come Reggio Calabria, debba privarsi di volare verso città come Roma, come Milano, come altre città della nazione e anche delle capitali europee, perché noi abbiamo bisogno di questo aeroporto. Diventerà un grosso problema venire a Reggio Calabria, certo, perché arrivando alla Lamezia poi se mezzi non ce ne sono per raggiungere Reggio, come facciamo o come faremo? Diventa un problema serio. Per la polizia ferroviaria non ci sarebbero dubbi, non era un selfie rocambolesco quello tentato da Leandro, dal tredicenne Leandro Celia di Petrinizzi, il giovane travolto qualche giorno fa da un treno assoverato. Rimangono dubbi per gli inquirenti. Occhi lucidi e tante lacrime, così si sono presentati a scuola i ragazzi della media Ugo Foscolo di Soverato, frequentata da Leandro Celia, tredicenne di Petrizzi, investito da un treno mentre insieme a 2 coetanei rimasti illesi stava percorrendo i binari. I 2 amici del giovane, come è stato da più fonti riferito, hanno escluso che si stessero facendo dei selfie. I ragazzi, hanno spiegato, stavano attraversando il ponte ferroviario pensando di percorrere la strada più diretta per arrivare al centro di Soverato. Il cellulare della vittima è stato sequestrato ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria, ma stando alle ricostruzioni non sembra che i 3 stessero facendosi foto con gli smartphone. È stato ucciso in modo efferato, e questo l'unico commento degli investigatori dell'arma che da ieri mattina cercano di risolvere l'omicidio di Antonella Lettieri, la commessa di 40 anni che è stata trovata senza vita nel suo appartamento a Cirò Marina. Chi ha ucciso Antonella ha agito in un giorno particolare, il giorno della festa della donna. È una comunità che non sa darsi pace, quella di Cirò Marina. L'omicidio di Antonella Lettieri ha scosso tutti. Era sempre con il sorriso sulla bocca, semplice, allegra. Una brava ragazza, una ragazza spettacolare. Casa e lavoro, ripete chi la conosceva.
Mentre si indaga su due piste per far luce sulla sua morte, a trovare il corpo il fratello della vittima allarmato perché la giovane 42enne non si era recata al lavoro nel negozio di alimentari gestito dalla sorella. Da quanto si apprende, la donna indossava ancora un giubbotto e aveva in mano un telefonino. A rafforzare l'ipotesi che si tratti di un omicidio anche il fatto che Antonella Lettieri presentava una ferita alla testa. Sul posto i carabinieri della locale compagnia, il medico legale, il nucleo investigativo, intervenuti con i militari della squadra investigazioni scientifiche del reparto operativo che dovranno stabilire l'esatta dinamica della morte. Gli uomini dell'arma non escludono però nessuna pista. Da alcune indiscrezioni emergerebbe che l'abitazione della donna sia stata trovata a soqquadro. La sua morte lascia tutti sgomenti. L'amministrazione comunale, guidata da Nicodemo Parilla, ha diramato una nota. La notizia diffusa del ritrovamento del corpo senza vita della giovane Antonella Lettieri ha gettato nello sconforto e nel dolore l'intera comunità di Ciro Marina, afferma il primo cittadino. Il sindaco e poi l'amministrazione comunale, facendosi interpreti del sentimento di tutti i cittadini, esprimono vicinanza e solidarietà alla famiglia. Una casa di appuntamenti all'interno della tendopoli di San Ferdinando, e questo il rinvenimento effettuato dagli agenti della polizia e dai carabinieri. Secondo quanto emerso durante le perquisizioni, all'interno della tendopoli sarebbe sorto un bordello in cui alcune donne si prostituivano. E non poteva essere che così in un agglomerato così caotico come la tendopoli di San Ferdinando. C'era anche un nightclub di fortuna allestito in una tenda del campo di accoglienza dei migranti. All'interno alcune donne, per lo più africane, si prostituivano per guadagnarsi qualche soldo da vivere, e ancora delle botteghe in cui gli stessi migranti vendevano ai loro fratelli, per così dire, pane, acqua calda per lavarsi, carne in condizioni igieniche precarie. La notizia è stata diffusa ieri mattina dall'emittente calabrese la C News. A scoprirlo sono stati i carabinieri e la polizia nel corso di un blitz iniziato ieri mattina all'alba, nel quale sono stati impegnati oltre 200 uomini. I migranti trovati dentro al campo sono stati tutti identificati ed è stato loro vietato di allontanarsi dalla tendopoli. Alcuni di loro, una ventina, sono stati portati in commissariato a Gioia Tauro per essere identificati perché privi di documento di identità. Le forze dell'ordine hanno ordinato la chiusura delle botteghe clandestine del night club e sequestrato la merce trovata all'interno. Un gruppo di migranti ha dato vita a una protesta durante i controlli che, subito dopo, è stata sedata e controllata dalle forze dell'ordine. A Pegrin è falsa partenza. Il Tribunale di Reggio rimanda alla Procura gli atti relativi al troncone ordinario del processo, accolta la richiesta sulla competenza territoriale che potrebbe essere proprio a Locri. Il Tribunale di Reggio Calabria, in accoglimento dell'eccezione preliminare di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa, in particolare degli avvocati Massimo Mazzaferro e Antonio Trimboli, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, che adesso deve decidere se proseguire verso Reggio oppure spostare il tutto a Locri per il proseguo del dibattimento. Nel dicembre scorso, all'esito dell'udienza preliminare, il GIP distrettuale ha rinviato a giudizio 6 imputati, accusati a vario titolo e con modalità diverse, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, cessione e detenzione illecita di droga, commercializzazione di banconote contraffatte ed altro. L'operazione denominata Ape Green Drag, scattata nel gennaio dello scorso anno, come si ricorderà, è stata seguita dagli investigatori della Polizia di Stato, coordinati dai magistrati della Direzione Distrettuale Regina, che hanno approfondito l'analisi delle conversazioni ambientali intercettate all'interno di una lavanderia di Siderno. All'interno dell'esercizio commerciale si sono registrate ore ed ore di dialoghi che sono stati utilizzati in numerose inchieste antimafia, quali l'operazione Crimine. Nel corso delle indagini Ape Green Drag, gli agenti e la Polizia di Stato hanno individuato un possibile legame con presunti esponenti della criminalità organizzata operanti fuori regione, in particolare in Campania. Procedimento morsa sugli appalti. Il Tribunale di Locri, all'esito della perizia fonica, ha disposto la scarcerazione con obbligo di dimora dell'imputato Monteleone La Rosa Fortunato. Vediamo. È stato scarcerato Monteleone La Rosa Fortunato, arrestato nell'ambito dell'operazione denominata morsa sugli appalti. Il Tribunale di Locri, infatti, all'esito della perizia fonica, ha disposto la scarcerazione con obbligo di dimora dell'imputato, difeso dagli avvocati Bruno La Rosa del Foro di Napoli e Giuseppe Spadaro del Foro di Locri, che in virtù della perizia è risultato non aver partecipato, contrariamente invece a quanto sostenuto dall'accusa, ad un incontro tenuto in località Tre Arie nel comune di Antonimina.
Il quadro indiziario in sostanza sarebbe mutato, infatti la voce attribuita al Monteleone La Rosa Fortunato tra i soggetti presenti all'incontro della località di Antonimina l'8 aprile del 2010 non sarebbe a lui riferibile. L'operazione La Morsa sugli appalti pubblici era stata condotta dalla squadra mobile di Reggio Calabria sotto il coordinamento della direzione distrettuale antimafia e aveva portato in carcere ben 29 persone ritenute di far parte a vario titolo delle diverse cosche di 'ndrangheta della Locride. Diverse anche le accuse nei confronti degli indagati, che vanno dall'associazione mafiosa transnazionale all'estorsione aggravata, alla turbata libertà degli incanti, all'illecita concorrenza con violenza o minaccia e a reati in materia di armi. E tempo di bilanci per l'ufficio circondariale marittimo di Roccella Ionica, a 6 mesi dall'insediamento del nuovo comandante Pietro Alfano. I militari della Guardia Costiera hanno svolto un'intensa attività, soprattutto negli ultimi mesi, un'attività di controllo della filiera ittica nell'ambito dell'operazione Focus 'Ndrangheta. È tempo di bilanci presso l'ufficio circondariale marittimo di Roccella Ionica, a 6 mesi dall'insediamento del nuovo comandante, tenente di vascello Pietro Alfano. In particolare i militari della Guardia Costiera Roccellese e dei dipendenti uffici di Siderno, Bovalino e Monastrace hanno svolto un'intensa attività di controllo della filiera ittica, in particolare negli ultimi 6 mesi, nell'ambito del piano di azione nazionale e transnazionale Focus 'Ndrangheta, elaborata in sede provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Tra gli illeciti rilevati, le maggiori sanzioni sono state comminate a causa della mancanza di tracciabilità necessaria per fornire al consumatore informazioni sulla provenienza del prodotto ittico. In particolare sono state elevate sanzioni per un totale di 24.000 euro con relativi sequestri di prodotti ittici per un totale di circa 300 kg. Altre verifiche hanno portato alla redazione di 3 notizie di reato per la vendita di prodotti ittici in cattivo stato di conservazione da parte di venditori ambulanti. Queste attività hanno portato al sequestro di circa 80 kg di prodotti ittici. Particolarmente intensa è stata anche l'attività dell'Ispettorato del Lavoro di Reggio Calabria. L'attività di collaborazione con l'Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella nell'area della Locride ha fatto emergere la presenza di numerosi lavoratori in nero nell'attività di ristorazione con sanzioni per i proprietari delle stesse per circa 110.000 euro, oltre alla sospensione di 10 attività con relative sanzioni per un importo totale di 20.000 euro. E adesso ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi. Le acque dei mari calabresi si nascondono pozzi senza fondo di batteri, dove i limiti imposti per legge vengono superati anche di migliaia di unità. Questa è la fotografia che è stata scattata proprio dall'ARPACAL, che ha pubblicato ieri dati relativi ai monitoraggi effettuati nell'anno 2016. Tra le splendide acque del mare calabrese si nascondono pozzi senza fondo di batteri, dove i limiti imposti per legge vengono superati anche di migliaia di unità, fino a cifre che fanno impressione. E questa è la fotografia scattata dall'ARPACAL, che ha pubblicato ieri i dati relativi ai monitoraggi effettuati nel 2016. Analisi che hanno evidenziato la presenza di decine e decine di punti distribuiti in 27 comuni tra i 112 monitorati, dove fare il bagno potrebbe equivalere a sfidare la sorte. Il report è arrivato in sordina, mentre sul sito della Regione Calabria mancano ancora i dati relativi alla classificazione delle aree. L'ultimo aggiornamento risale a febbraio 2016. Un piccolo miglioramento, a dire il vero, c'è, ma impercettibile. E il motivo, come trapela dalle parti dell'ARPACAL, è sempre lo stesso: le istituzioni non intervengono sugli scarichi fognari che ammorbano Ionio e Tirreno. Da una parte, dunque, c'è l'Agenzia per la protezione dell'ambiente, che ogni anno porta sotto il naso degli amministratori regionali i disastri delle coste calabresi. Dall'altro, invece, c'è la macchina burocratica, a quanto pare ancora ferma. Perché il problema relativo agli scarichi per i quali la Calabria è in infrazione comunitaria non è mai stato risolto. Anomalie inquietanti si ritrovano in provincia di Reggio Calabria, a Bianco, Brancaleone, Gioia Tauro, Reggio Calabria e ancora San Ferdinando. Numerosi anche i punti che presentano picchi da 5.000 unità di batteri, mentre anche le acque che si mantengono sotto la soglia limite sfiorano l'asticella rossa, rimanendo balneabili per un pelo. Nel Cosentino sono 11 comuni finiti sulla lista nera, la situazione peggiora si registra a Paola. 5 punti contaminati invece in provincia di Catanzaro, tra i quali la Perla dello Ionio, Soverato, dove a sud del torrente Soverato ci sono picchi da 3.900 a 3.100 unità. Una follia, insomma, che ammazza la Calabria. Ospedale, infrastrutture, si muovono i primi cittadini. La prima riunione del comitato sotto la guida di Rocca, chiesto anche a Falcomatà di fare convocare la conferenza dell'ASP.
Il neo presidente Rosario Rocca ha convocato presso il comune di Siderno gli esponenti del comitato direttivo per dare il via alla nuova attività operativa dell'organismo dopo il rinnovo dei suoi vertici istituzionali. Rocca e i sindaci hanno deciso come primo atto della gestione di dare vita a dei gruppi di lavoro che per alcune questioni di valore strategico, quali sanità e servizi sociosanitari, infrastrutture, trasporti, opere strategiche, beni culturali e turismo culturale, saranno chiamati a dare un impulso maggiore al lavoro dell'associazione. L'obiettivo prefissato in questa direzione è quello di avvalersi anche di sinergie da ricercare sul territorio, in modo particolare nel mondo della scuola, del sindacato, dell'associazionismo e nel tessuto sociale produttivo. Poi, su iniziativa del sindaco di Siderno Fuda, si è tracciato anche un percorso di lavoro su questioni urgenti da portare a compimento, come il completamento delle reti di metanizzazione nei comuni della Locride, le esigenze dei comuni in materia di emergenza abitativa e edilizia sociale e, per quanto concerne la mobilità, la richiesta a Trenitalia di inserire anche la fermata di Rosarno per i treni ad alta velocità di collegamento tra Reggio e Roma. Una delle questioni più importanti, affrontate subito dal Comitato dei Sindaci, e che è stata oggetto di particolari attenzioni, è stata la situazione dell'ospedale di Locri e del sistema sanitario sul territorio locrideo. Infine è stato deciso che nei prossimi giorni verrà inoltrata al sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, una richiesta di convocazione della conferenza dei sindaci dell'ASP, in modo tale che l'organismo di rappresentanza torni a svolgere un ruolo fondamentale per la garanzia del diritto alla salute dei cittadini. Ieri a Locri interessante incontro sul Museo della Cittadina, promossi a pieni voti gli studenti del liceo Zaleuco che hanno monitorato il progetto Valorizzazione del Parco e Museo Archeologico di Locri e Pizzefiri. Vediamo. Valorizzare il territorio e riscoprire le radici culturali e le bellezze paesaggistiche della Locride e della Calabria, questi gli obiettivi del monitoraggio effettuato dagli studenti del liceo classico Zaleuco di Locri, impegnati nel progetto A Scuola di Open Coesione, i cui risultati sono stati presentati nell'ambito di una conferenza stampa tenutasi al Museo Nazionale di Locri. Presente all'iniziativa anche la direttrice Rossella Agostino, che ha evidenziato l'importanza del lavoro fatto dai liceali. L'iniziativa di oggi non può che farci piacere, innanzitutto perché evidentemente è la conclusione di un percorso avviato e continuato con estrema precisione e pazienza dall'Istituto Zaleuco e anche dai servizi educativi del Museo di Locri. Ci fa piacere, dicevo, perché significa ancora una volta aprire ai giovani, sperando che anche il settore umanistico, il mondo antico, possa essere da stimolo a questi giovani studenti e possa offrire anche un domani un'opportunità di lavoro se è di loro interesse, se il mondo antico ancora piace, e quindi credo che sia la giusta conclusione di un impegno che ha visto presenti sul territorio e in particolare nel Parco Archeologico Nazionale di Locri di tutti quanti. Soddisfazione è arrivata anche dal preside dell'istituto, Fazzalari Giuseppe, che ha descritto il percorso realizzato dai ragazzi in una innovativa didattica interdisciplinare. Per il terzo anno consecutivo il liceo scientifico Zaleuco ha aderito al progetto Open Coesione, che è un progetto ministeriale che tra l'altro nell'anno scolastico 2015-2016 ha visto lo Zaleuco primo classificato a livello nazionale. Perché la partecipazione dello Zaleuco a questo importante progetto? Perché è un progetto che vuole monitorare come vengono spesi i soldi di tutti quanti noi. Quest'anno ci stiamo occupando dei finanziamenti che il Museo Archeologico di Locri ha ricevuto dallo Stato. Vogliamo, attraverso il lavoro dei ragazzi, che mette in gioco quelle che sono le competenze che loro hanno acquisito a livello scolastico, riversandole nel mondo della cultura. È un progetto questo che ci darà la possibilità di far confrontare i nostri ragazzi con le branche, le competenze che loro hanno anno dopo anno acquisito nel campo dell'informatica, della statistica, della lingua italiana, della lingua inglese, di tutte le attività che i nostri ragazzi fanno a livello curriculare, che poi attraverso questo progetto daranno la possibilità
di vedere a che punto siamo con la loro preparazione di carattere generale. Docente e coordinatrice del progetto è stata la professoressa Vincenza Grillo, guida e ispiratrice del lavoro di monitoraggio che ha visto i giovani allievi protagonisti. Inizialmente erano un po' incerti sulla scelta, ma man mano in questo percorso che va avanti dal mese di dicembre e finirà alla fine di aprile, nel mese di aprile, i ragazzi si sono appassionati giorno dopo giorno in questo percorso molto impegnativo, ma altrettanto formativo. Perché? Perché hanno ricercato notizie sul progetto, naturalmente, quindi sui finanziamenti che l'Unione Europea e il Fondo di Rotazione ha stanziato per la ristrutturazione di alcune parti qui, sia del parco che del museo, ma si sono appassionati in questa ricerca proprio perché, ecco, hanno fatto tante iniziative, tante attività creative che vanno dallo scrivere un articolo di data journalism, dal ricercare i dati sui vari portali, sulle varie anche inchieste nazionali, l'Istat oppure beni culturali, il MIBACT dei beni culturali. Hanno creato dei loghi, hanno creato una SOC wall, hanno impostato il lavoro in maniera scientifica, delineando anche con delle visualizzazioni grafiche tutto il percorso che sarà svolto in questi 5 mesi di attività. A prendere la parola sono stati però soprattutto gli studenti. In una brillante presentazione hanno illustrato ai numerosi presenti i dati raccolti e il lavoro svolto. Il nostro progetto si suddivide in più fasi. La prima fase, la seconda e la terza sono le fasi che abbiamo svolto e consistono nella raccolta dei dati, sia primari che secondari, quindi sia in prima persona che da fonti istituzionali, e nella rielaborazione di questi dati in degli schemi grafici, quindi abbiamo riassunto questi dati in dei schemi che poi abbiamo trasformato sotto forma di articolo di data journalism per spiegare a più persone qual è la validità e qual è l'obiettivo del nostro progetto. Noi abbiamo scelto il progetto riguardante il Museo e Parco Archeologico di Locri perché per noi è molto importante dare il giusto peso alle nostre radici, valorizzare il nostro territorio, il nostro patrimonio artistico e culturale. Infatti, secondo noi è possibile, attraverso un incremento dell'interesse generale e lo sfruttamento delle risorse che abbiamo, e aumentare anche il numero di visitatori e quindi anche l'introito per il territorio. Quindi noi vogliamo che questo progetto, che riguarda un settore, il settore turistico e artistico, abbia ripercussioni anche in ambito economico, perché siamo stanchi che alla nostra terra vengano sempre affibbiati delle vicende negative e vogliamo che la nostra terra abbia i giusti riconoscimenti e il nostro patrimonio artistico, come ho detto prima, venga rivalutato, e quindi abbiamo un senso di rivalsa. La rivalsa è quella che ci spinge, il nostro motivo propulsore. Vogliamo inoltre far sì che l'interesse di tutti si catalizzi sul nostro museo. Infatti cerchiamo di fare sì che ogni fase del nostro progetto venga pubblicizzata sulle varie piattaforme, sui vari social network, in modo tale che questo progetto abbia un ampio eco mediatico e che interessi tutti. Una delle piaghe che attanaglia i giovani e anche i meno giovani è il corretto utilizzo del web. È stata questa la tematica principale del convegno sul cyberbullismo. Bullismo e cyberbullismo sono fenomeni preoccupanti, purtroppo in costante aumento, che trovano espressione nel mondo della scuola, nella vita quotidiana degli studenti, creando situazioni critiche che devono essere affrontate in maniera professionale per poter intervenire nel modo migliore per contrastarne gli effetti spesso devastanti. Alcuni gravi episodi di violenza che hanno coinvolto nelle scorse settimane alcune giovani studentesse catanzaresi hanno risvegliato l'attenzione su un problema che non può essere sottovalutato. Il convegno organizzato
realizzato al Teatro Politeama dal Lions Club di Catanzaro in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale insieme all'Associazione Nazionale Orientatori, ha puntato ad esaminare la problematica sia dal punto di vista normativo che sociale, al fine di approfondire i rischi per la sicurezza e gli aspetti legali che possono derivare da un uso non consapevole di Internet. Bisogna essere più attenti ai bambini, bisogna essere più attenti al loro vivere dentro e fuori la scuola, che hanno bisogno di genitori autorevoli e di docenti autorevoli, di sfatare questo mito per cui per essere i migliori docenti e i migliori genitori c'è bisogno di essere i migliori amici dei figli, perché non è vero, perché a casa bisogna essere genitori autorevoli e perché a scuola bisogna essere docenti autorevoli. Solo in questo modo si potranno ripristinare le regole del gioco. Fin quando noi li considereremo amiconi, abbiamo sbagliato e abbiamo fallito noi. Obiettivo dell'incontro è anche quello di trasferire ai docenti strumenti di base per la prevenzione e il riconoscimento del cyberbullismo e delle conseguenze subite dalle vittime e dai genitori, oltre a studiare il contesto sociale nel quale questi comportamenti trovano maggiore espansione. Il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è un fenomeno generale, non è un fenomeno della scuola. I giovani lo subiscono perché sono giovani e quindi esistono tutte queste cose. La scuola deve entrare, parla di educazione. L'educazione a contrastare il bullismo, l'educazione a non essere bulli fa parte dell'educazione che deve essere attivata nella scuola, quindi è giusto parlare sempre di più per migliorare. Iniziativa sulla legalità all'Istituto Piria di Rosarno, vediamo. Per onorare i due giovani eroi civili assassinati dalle mafie, Giuseppe Valarioti e Peppino Impastato, nel corso della solenne manifestazione svoltasi nell'auditorium affollato del liceo Piria, sono convenuti magistrati, rappresentanti delle forze dell'ordine, esponenti delle istituzioni e della società civile. La cerimonia di consegna dei premi, edizione 2017, è stata coordinata dalla dirigente Maria Rosaria Russo, che ha letto una toccante lettera di ringraziamento, scritta dalle sorelle di Valarioti, Francesca, Angela e Teresa. A ritirare il premio magistrati di primissimo piano, quali Giuseppe Creazzo, Giulia Pantano e Ottavio Sferlazza. Un omaggio particolare è stato poi tributato dal numerosissimo pubblico presente all'orafo calabrese Gerardo Sacco, che ha realizzato il logo e la scultura del premio. Tra le autorità presenti anche il colonnello Giancarlo Scafuri, comandante provinciale dei Carabinieri, con il capitano Lombardo e il tenente Rapisarda. È importante perché è intitolato a due grandi eroi, vittime della 'Ndrangheta l'uno e della mafia siciliana di Cosa Nostra l'altro, due eroi che socialmente Giuseppe Valarioti ha rischiato per qualche anno di essere dimenticato e la cui uccisione è stato un momento strategicamente importante, perché da quel momento la 'Ndrangheta ha dilagato. All'epoca lo Stato purtroppo non era ancora ben attrezzato come lo è invece adesso. Ancora più importante perché è in una scuola che è trincea dell'antimafia. Questa scuola non è da molti anni è impegnata nella educazione dei giovani e nell'insegnamento dei valori di convivenza. Se si cresce come cittadini consapevoli, il fatto di essere contro la 'Ndrangheta viene automatico. Per me è stato un privilegio e un grandissimo onore ricevere un premio in questa scuola che, come ho detto nel mio intervento di ringraziamento, costituisce veramente un avamposto di legalità e un baluardo nell'azione di contrasto alla criminalità mafiosa. È un momento importante, un giorno di particolare commozione, e io sono grato a questa scuola e a questa preside perché sta dando veramente un contributo importante per poter vincere questa guerra. Presentato a Gioiosa Ionica il nuovo romanzo di Anna Rosa Macri, Corpo Estraneo. Negli ultimi anni Anna Rosa Macri ha avuto due grosse insegnature. È nominata commendatore della Repubblica Italiana. Oggi è stato un evento straordinario, quello della presentazione del libro di Anna Rosa Macri, Corpo Estraneo, qui a Gioiosa Ionica nella sala adunanze di Palazzo Maduri, ricevendo anche i complimenti dalla Presidente Nazionale dell'UNESCO. Oggi abbiamo avuto veramente il top delle presenze, arricchite da interventi dal pubblico che sono stati incentivati dalla bravissima Maria Vittoria Morano, che ha dialogato con l'autrice e in più ha dialogato con il pubblico. Oggi veramente è stato un grande evento per Gioiosa Ionica.
Sì, Corpo estraneo è un libro che si racconta già dalla copertina, una copertina rosso fuoco con un personaggio, una persona, forse un uomo, forse una donna, in una vasca da bagno, in un momento in cui è completamente abbandonato o abbandonata e soprattutto disarmato. Quello è il momento in cui una persona riesce a raccontarsi, a raccontare se stessa. La protagonista di questo libro si chiama Bianca, un po' mi assomiglia perché fa la giornalista, mi assomiglia perché è calabrese, mi assomiglia perché ha vissuto e ha lavorato a Milano per gran parte della sua vita, però è bianca, cioè una persona anche molto diversa da me, che ha fatto degli incontri che io non ho fatto, che ha fatto delle cose che io non ho fatto. Mi assomiglia moltissimo però perché è una che ha la febbre di scrivere, ha la sacra religione della scrittura. Per fare bene questo mestiere, dice Bianca, e lo dico un po' anch'io che le assomiglio, bisogna calarsi dentro le persone, le cose che si raccontano, ma starne fuori, essere estranei. E, perché questo dà un grande senso di libertà, quindi grande immedesimazione ma grande senso di libertà standone fuori. Un bambino mio, un piccolo uomo, e l'ho fatto io, e ha bisogno di me, e il mio odore è la prima cosa che sentirà, e il mio calore, la mia voce. Non l'ho mai chiamato in questi 9 mesi che mi era dentro, ma lui la mia voce la conosce. E la mia pelle sulla sua, e le mie prime carezze, che non l'ho mai accarezzata la mia pancia mentre lui ci abitava. È un libro sicuramente femminile, è un libro in cui le donne sono protagoniste, ogni capitolo di questo libro ha il nome di una donna. Gli uomini forse sono i veri corpi estranei rispetto a Bianca, perché lei non riesce in fondo a comprenderli fino in fondo, né loro riescono ad entrare totalmente nel suo mondo e nel mondo delle altre donne. C'è da dire che questo è un libro anche che tocca due temi. Uno è quello della maternità, perché è molto forte questo sentimento, questa condizione nella vita di Bianca, la quale inizialmente sente l'attesa del suo primo figlio, del suo figlio, esattamente come un corpo estraneo, lo rifiuta, non riesce a scendere a patti con questa nuova condizione, poi certamente lo accetta. Ma è, come dire, il parto di questo bambino è esattamente come il parto della scrittura, cioè c'è lo stesso meccanismo prima di autodifesa, di rifiuto e poi invece di un parto che rende libero sia il corpo di chi ha partorito, sia l'oggetto e il soggetto del parto. E c'è poi il tema della solitudine. Bianca è una donna molto sola. Ma non è una solitudine che viene vissuta con lagna o con sofferenza o con autocompatimento, è invece una solitudine che è una conquista. Cioè Anna, Bianca è stata madre, è stata moglie, è stata compagna, poi sceglie di vivere da sola e questa è la dimensione che per lei è la più consapevole, la più consona alla sua vita, perché la sua è una vita soprattutto di una che scrive e la scrittura ha bisogno di solitudine e di silenzio. E adesso passiamo alla lettura dell'agenda. Sabato 11 alle ore 17 presso la sala del Consiglio Comunale di Siderno avrà luogo un convegno dal titolo Sanità della Locride, un malato da curare. Domenica 12 marzo con inizio alle ore 20 presso l'Hotel Kennedy di Rocella si svolgerà l'evento La Notte dei Single. Lunedì 13 alle ore 18:30 si terrà il Consiglio Comunale di Gerace. Giorno 30 marzo alle ore 10 presso l'Hotel Kennedy di Rocella avrà inizio un corso di formazione sulla figura dell'artigiano del breakfast. Il buongiorno si vede dal mattino. Giorno 30 marzo all'Hotel Kennedy si svolgerà la terza edizione di Hospitality Riviera dei Gelsomini. E adesso passiamo alla lettura dei titoli dei principali quotidiani calabresi. Incominciamo dalla Gazzetta del Sud, titolo sottotestata Soverato, non era un selfie col treno, rimangono però i dubbi sul perché Leandro Celiera sulle rotaie, Reggio, la cupola politico-mafiosa a processo.
Ciro Marina, commessa 42enne, assassinata proprio la sera dell'8 marzo, il delitto scoperto ieri mattina, massacrata nella sua abitazione, un omicidio efferratissimo, lo ha definito il colonnello dei Carabinieri. Adesso passiamo alle fotonotizie, migranti, forze dell'ordine in azione, una casa d'appuntamento nella Tendopoli di San Ferdinando. La polemica, concerto cancellato, l'orchestra di Laureana resta fuori dalla camera. Siamo alla spalla, aeroporto, Mario Oliverio vola dal Del Rio per fermare la fuga di Alitalia. Gioia Tauro e Suberi al porto, sindacati e azienda sono distanti. Condofuri, la scuola Bachelet sarà demolita. Caulonia, dissesto idrogeologico, le denunce di Tansi. Infine, autostrada 14, cavalcavia crolla su un'auto, due morti. Adesso passiamo alle cronache delle Calabrie, Mar Morto di Calabria. Impietosa radiografia dell'Arpacal, i punti dolenti restano sempre gli stessi. Gota, saranno processati Romeo Caridi e Don Pino, a giudizio anche Sarra, il giudice Tuccio e altri 33. Mentre aeroporto di Reggio, Alitalia va via e tutti rinfacciano la colpa. Reggio Calabria, nightclub e prostitute nella Tendopoli di San Ferdinando, teatro Laura Morante al Tau originale Locandiera. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Riepilogo. Uccisa l'8 marzo, commessa trovata morta nel Crotonese. Secondo la polizia ferroviaria, non era selfie col treno, rimangono dubbi sulla morte del 13enne di Petrizzi. Aeroporto Tito Minniti, sit-in di protesta contro il depotenziamento della struttura. Tendopoli di San Ferdinando, le forze dell'ordine scoprono una casa d'appuntamenti. Mar Morto di Calabria, ecco i dati Arpacal. E tempo di bilanci per la Guardia Costiera di Roccella Ionica, 6 mesi di controllo a pieno ritmo.